Ed eccoci qua con un nuovo spacchettamento. Questo è uno spoiler, nel senso che lo metto qua perché sarà uno dei prossimi spacchettamenti. Mi sono già preparata le tip perché ho sbirciato il pacchetto, vi devo dire la verità. E comunque le tip, quelle a tre colori, le ho terminate. Passione unghie non le riordina. Quindi niente, vado con questo tipo di espositore che è anche molto molto comodo. E andiamo ad spacchettare questo nuovo pacchetto di Bonpritti. Vi ricordo che Bonpritti avete il codice sconto. Potete utilizzare il mio link che trovate qui sotto nell'info box e andate direttamente al sito e appunto avete il 10% di sconto con il codice sconto Alessia Lux. Questa volta mi hanno mandato dei colori, quindi molto molto contenta. Metto la luce meglio. E li andiamo ad aprire. Allora, sono tutti confezionati in questo modo e in questo imballaggio che guardate voi. Cioè, proprio molto molto imballato. Io ne ho lasciati alcuni incartati e alcuni già li ho aperti per velocizzare semplicemente il video e per prendermi i numeri dei colori. Addirittura c'è qualcosa di incartato, vedete? Addirittura chiuso. Ah, il top coat, ok. E questo è terminato. Quindi andiamo ad aprire tutti questi bei colorini. Come sapete, le nuove boccette in vetro hanno questa finestrella che ti fa vedere direttamente il colore. Questo è lucido, lo andiamo a vedere subito e dopo lo utilizziamo. Tutte le boccette, ve lo faccio vedere, no wipe, il top coat, tutte le boccette hanno questa plastichina. Io ora qua non voglio rovinare la parte dorata, quindi la apro da qua, vi faccio un po' di zoomino così vediamo la densità. Bello corposo, mi piace, non è né liquidissimo ma neanche denso come gli HT, che comunque a me non piacciono perché lasciano tutte le striature. Quindi tutti avevano questa plastichina con il codice e addirittura la data di riferimento, come vedete. Quindi penso il giorno in cui sono stati in cui è stato prodotto il lotto. Codici di riferimento. Qui abbiamo 10 ml BP39 e andiamo a prendere la tip di riferimento. Ok? Andiamo ad aprire il colore, boccetta in vetro. Oh, dei colori autunnali, molto molto bello. Tip trasparente, quindi non può ingannarci sulla coprenza. Se non è coprente, non è coprente. E invece questo io direi che è molto molto coprente. Non farei neanche la seconda passata se solo riuscissi a stendere bene qui sul bozzetto, quello solito. Andiamo in lampada. Questo è un bellissimo colore. Poi andiamo un po' a gradazione, penso. Sì, eccolo. BP03. E questo è il colore. Questo è uno zucca proprio. Beh, la coprenza direi che siamo a livelli molto molto alti, eh? Cioè, io non farò neanche la seconda passata, vi dico la verità. Bello bello. Poi andiamo ad aprire il BP52. Wow, oddio, questo colore non ce l'ho. È un rosso marrone, molto molto bello. Bello bello bello. Andiamo a stenderlo. È un rosso con una punta di violaceo. Bello, un colore molto particolare, leggermente più liquidino di quello di prima, ma la coprenza è quasi, dico quasi la stessa perché è leggermente, ma proprio una cosa pochissima. No, in realtà si è autolivellato. No, niente, parlo dopo perché ecco, l'avete visto mentre aspettavamo, si è autolivellato e quindi non ha lasciato solchi. Bello. E io lascerò il video proprio alla velocità, come se fosse una diretta, perché totalmente coprenti, non ho niente da dire.
Cambiamo tonalità. Il BP51. Tanto lo so che questi video colori vi piacciono tantissimo. Ho un verdone. Bello. Un verde scuro comunque. Questo è leggermente meno coprente, si vede. Si vede un po' la mano che passa sotto. E si può utilizzare, secondo me, in passata leggera. Anche come effetto sottovetro, vi ricordate lo spacchettamento dei colori sottovetro? Ecco, forse questo si può aggiungere alla sequenza dei sottovetro. Il primo che abbiamo steso era il 39, eccolo qua. E io non aggiungo un'altra passata perché guardate, proprio sotto non si vede assolutamente niente, quindi non vedo perché devo sprecare ulteriore passata. Non si sono arricciati. Quindi una passata corposa va benissimo. Andiamo a mettere il loro top coat. Come vedete, non è liquidissimo, eh? Avete visto come era corposo comunque quando l'ho messo? Bello, mi piace questo lucido. Vediamo se ha i filtri. No, è senza filtri, meno male, perché adesso con questi colori scuri che vanno, insomma, in questo periodo che arriva in autunno, non vanno bene. I top coat con i filtri. E anche di questo io faccio la seconda passata, anche se qui mi è rimasto un buchino, mannaggia a me. Ok, ne farò una molto molto leggera, ma giusto perché a me mi è rimasto un buchino qua. Di questo invece la voglio fare perché comunque un pochinino si vede qui, soprattutto dove c'è la parte un po' più bombata, bombata. E anche perché vedete il colore un po' si riempie e quindi è giusto far vedere il colore pieno. Però me la tiro proprio tanto tanto. E andiamo a fare la seconda anche del verde. Questo è già anche lucidato. Vado a lucidarli tutti, vi faccio vedere solo un altro, un'altra passata di lucido, diciamo. Bello corposo, mi piace. Niente, stavo aggiungendo, diciamo, delle gradazioni di colori, proprio perché mi piace questa scala cromatica. Ho messo quello che vi ho fatto vedere a Bon Pretty, sto preparando l'etichetta. E penso che continuerò a fare questa cosa con tutti i colori autunnali e almeno, diciamo, ho questo lato e dovrebbero essere già 60 colori, questa ruota da questa parte, tutti autunnali. Poi vediamo se farò quest'altro lato invece a scendere invece con i colori estivi. Vediamo se riesco a fare questa cosa, dovrebbe venire proprio carina, perché almeno guardano da un lato solo e girano e si guardano tutte le tonalità, poi mano a mano le chiudono quando vogliono guardare quelle sotto e non si confondono tra i colori estivi e i colori autunnali. Che ne dite? Può essere una cosa interessante? Scusate il sottofondo, ma c'è mia figlia con un cartone animato. Ed eccoci qua, li ho messi un po' sdraiati così vedete anche il bollino e queste sono le tip tutte lucidate con il loro lucido. Quindi abbiamo il BP51 che è un verdone, BP52 che è questo bordeaux mattone con una puntina di violetto, ecco, bellissimo colore, difficile da descrivere. E questo è un caramello, possiamo definirlo? Con marroncino e questo invece è un arancio color zucca molto bello. Questo è lo 03, questo è il 39. E niente, questo era il mini spacchettamento di questi bellissimi colori che fanno insomma già autunno da soli. Vi consiglio di andare a vedere anche gli altri spacchettamenti della Bon Pretty, così poi fate magari un ordine unico. L'altra volta abbiamo visto i colori, quelli sottovetro, molto molto belli, sempre sui toni autunnali, che quindi andavano dal giallo fino a un amaranto bellissimo,
e anche un bellissimo, bellissimo, ripeto, bellissimo, quello con che si abbina benissimo, secondo me, su questi marroni qua. Questo che all'interno ha le scagliette favolose. Vi ridico anche il codice BPCA04. Secondo me, questo con questi autunnali è uno spettacolo, anche con questo, secondo me. E quindi vi consiglio di andarlo a vedere, così vedete tutte le colorazioni del set e tutto quello che abbiamo visto nel tempo, anche i metallic che ci abbiamo fatto, i decori, quelli soliti. Niente, non voglio dilungarmi troppo, spero che i colori vi siano piaciuti, spero che comunque vi siano sempre utili questi video spacchettamento, se è così mettetemi un like, vi aspetto ai prossimi video, se non siete iscritte rimediate perché almeno vi arrivano le notifiche di quando carico i video, se non vi arrivano e siete iscritte da tanto tempo al mio canale dovete ricliccare sulla campanella e fare attiva e disattiva notifiche un paio di volte e poi dovrebbero tornarvi le notifiche. Un bacione! Al prossimo video, ciao da Alessia Lux. Ah, mettimi un commento qui sotto se hai già provato questi colori o se sei molto curiosa di andarli a provare. Grazie del sostegno, come sempre. Ciao da Alessia Lux.